una direzione che va verso l'autonomia, è una dimostrazione di cosa può voler dire l'autonomia, maggiore possibilità per i territori di decidere, risorse che vengono gestite e investite sul proprio territorio, credo che sia la strada giusta. Quindi cosa cambia per Regione Lombardia? Beh, cambia che ci saranno delle risorse in più per i territori, ma ci saranno soprattutto dei grossi investimenti che verranno realizzati nei prossimi anni e infine con questi investimenti si riuscirà anche a realizzare un efficientamento della produzione dell'energia, quindi più energia ecologica che verrà utilizzata sul nostro territorio. Deve prendere esempio da Sala, deve andare anche lei a Bruxelles, perché Sala insomma si sta muovendo per questi navigli, è indipendente, lei no, questo ha detto Maiorino. Sì, non capisco cosa c'entri l'indipendenza con andare a Bruxelles, comunque lascio a lui di fare i collegamenti. Io ho detto che fa benissimo Sala ad andare a Bruxelles a chiedere risorse, perché sono convinto che ogni risorsa che si riesce a portare a casa da Bruxelles sia una risorsa santa, quindi va benissimo che lo faccia. Io lo faccio, magari non direttamente, abbiamo degli uffici che funzionano e Maiorino potrebbe leggere i risultati dei fondi europei che riusciamo a portare in regione, siamo una regione più virtuosa anche da questo punto di vista e forse noi siamo partiti un po' prima, Sala se ne è accorto adesso, noi siamo partiti da tanti anni e da tanti anni utilizziamo molto bene i fondi europei. Presidente, scusi, un tema sempre di navigli, un po' dei cittadini milanesi parlano anche di progetti modificati, si parla anche di proporre un referendum. Lei come lo vedete? Un referendum tra i milanesi per scegliere se riaprire i navigli? Questa è una scelta del sindaco Sala, a me va bene tutto, io voglio ancora capire quale sarà il progetto definitivo per poi dare la mia valutazione. Sulla scelta del referendum io credo che poter ascoltare il parere della gente sia sempre una cosa molto positiva. Quindi. Ma le piacerebbe venire a lavorare in Marche? Da Varese avrei qualche difficoltà, purtroppo non ci sono ancora sufficienti collegamenti con i navigli. Possiamo vedere se se ne creasse una derivazione molto volentieri. Presidente, ma non ha la sensazione che questa accelerazione di Sala sia un gioco, non dico delle parti, ma come dire molto tattico, prima dell'europeo, cioè subito il biglietto, subito navigli. Una campagna elettorale al lato. È una questione sulla quale io non mi voglio esprimere perché non lo so quale sia il suo pensiero, il suo eventuale retropensiero, quindi non mi permetto di prendere un giudizio. Come presidente della regione più dinamica d'Italia, le stime sull'economia le preoccupano? Le stime sull'economia sono non particolarmente brillanti, come per il vero non sono particolarmente brillanti in tutta Europa, ecco perché noi auspichiamo un'accelerazione nel percorso dell'autonomia, perché con quell'autonomia la nostra regione, che comunque ha dei dati migliori rispetto al paese, potrebbe ulteriormente migliorarli, potrebbe fare anche ancora di più da traino per l'economia del paese. Io credo che sia un interesse di tutti veramente che la Lombardia vada più forte.